Ciao a tutti, sono Luca di Double Clutch e questa è la presentazione della scarpa Adidas di Lillard 2. È tantissimo che ci chiedete di fare questa presentazione, lo so, siamo stra in ritardo, abbiamo avuto un sacco di problemi con la consegna da parte di Adidas. In realtà anche adesso io non volevo ancora farlo il video perché non c'è arrivata, ci sono arrivate solo le taglie piccole, quindi tipo 7 e mezzo, quella che andremo a presentare, 40 e mezzo, e taglie molto grandi. Io non l'ho ancora provata, infatti volevo aspettare, però ho visto che veramente ci sono tantissimi commenti, me la state continuamente chiedendo, allora visto che ne vale la pena perché la scarpa è fantastica, partiamo subito con la presentazione. Come sempre, iniziando con l'ammortizzamento, che in questa nuova signature shoe di Damian Lillard vede il bounce cushioning inserito a livello dell'intersuola full length, quindi dalla parte posteriore a tutta lunghezza nell'intersuola fino alla parte anteriore. Il bounce cushioning l'abbiamo visto anche nell'ultimo modello di 773 della linea Rose e non è altro che un ammortizzamento con un alto high grabber compound, che sarebbe che c'è tanta gomma. Diciamo che il pregio che ha rispetto magari a altre mescole come la di Prime Plus, sempre di Adidas, è di essere un po' più morbido, un po' più spongy, tipo un Micro G di Under Armour. Per quanto riguarda i materiali, anche qua una bellissima innovazione, un bel passo avanti da parte di Adidas come brand, poiché abbiamo l'utilizzo di mesh, un woven upper, diciamo, tutto un materiale che è molto molto vicino a quello che è il performance weave o il fly weave o il performance woven o il Jacquard, viene chiamato in mille modi diversi da Jordan Brand e Nike Basketball. Quindi non è altro che un materiale sempre tessuto, ma molto molto stretto, molto molto di supporto, che ci dà anche una calzata tanto tanto sicura, avvolgente, e ci fa sentire proprio che la scarpa ci segue in ogni nostro movimento. La calzata, come vi dicevo, non sono riuscito a provarla. Posso dirvi che da quello che ho visto in giro, da altri reviewer e da altre persone che l'hanno provata e presentata, la scarpa veste leggermente larga, però appunto qua io mi sento di dirvi che non lo so con certezza. In caso vi dico, provate la mezza in meno, perché al massimo, intendo se la comprate online ovviamente, provate comprando direttamente la mezza in meno, se non va fate il cambio. Comunque se potete ovviamente provarla in negozio, sempre top. Per quanto riguarda il supporto, la nostra scarpa, come la precedente, è a taglio low, sembra quasi una mid da questo taglio un pelino più alto nella parte anteriore, ma comunque ci taglia fuori quello che sono, quella che è la zona del malleolo, e quindi la protezione è garantita sempre e comunque dall'heel counter, dalla protezione, dal rivestimento esterno in TPU a livello del tallone, che ci mantiene belli stabili e fissi all'interno della base della scarpa a livello posteriore, per darci copertura in qualsiasi movimento laterale. A livello anteriore c'è anche un po' di outrigger, quindi un'estensione dell'outsole, della suola, per darci ancora di più aumento di base d'appoggio e quindi stabilità anche a livello anteriore. Come considerazioni finali e personali su questa nuova Lillard, ormai si sente in giro per tutto il web, la nuova scarpa di Lillard è una bomba. Quello che mi ha sconvolto, come d'altronde ha sconvolto un po' tutti quelli in questo mondo, è il punto prezzo. Abbiamo una scarpa che è veramente paragonabile a una KD, per fare un paragone tra brand, che però è a 110 di retail price, 110 euro, rispetto magari ai 140 di Nike KD8. Ovviamente lì abbiamo altre tecnologie, sto facendo un paragone tra brand, però comunque anche questo bounce cushioning, che è stato introdotto, come vi dicevo, con la 773, quindi già da settembre 2015, quindi non è super nuovo, è stato rodato ed ha dato molto molto increase, un miglioramento molto massiccio in termini in prestazioni di ammortizzamento, quindi protezione dagli impatti e anche reattività, proprio per questa caratteristica di essere un po' più spugnoso, un po' più rimbalzoso, si può dire. Comunque ti fa sentire tanto il terreno, ma ti dà anche un po' di spring back, un po' di
di reattività. Poi un'altra cosa molto importante, come vi dicevo prima, i materiali. Anche qua siamo molto vicini ai materiali più tecnici, quindi ai più performanti di Jordan Brand e Nike Basketball, sempre a 110 euro di retail price. Quindi secondo me è una scarpa che va assolutamente comprata, è una scarpa che vale la pena di essere presa, soprattutto per ovviamente guardie, quindi giocatori che tendono a essere bassi verso il terreno, a cercare rapidità e leggerezza e comunque libertà di movimento, ecco, ma può essere utilizzata anche da giocatori un po' più massicci, proprio perché il bounce cushioning ci protegge, ci mantiene sempre protetti dagli impatti, e quindi tutte le nostre giunture e comunque l'affaticamento non si sente. Grazie mille come sempre per il supporto, vi invito come sempre, come state facendo in tantissimi, a commentare, a dirci quello che ne pensate. Diteci anche voi se avete già questa Lillard 2, cosa ne pensate, se l'avete già utilizzata e se siete anche in disaccordo, se volete aggiungere qualcosa rispetto alla nostra presentazione. Ah, e soprattutto ditemi anche cosa ne pensate per la calzata, visto che io non l'ho provata. Grazie mille come sempre per il supporto e alla prossima.